Ovviamente noi siamo a disposizione per qualche domanda, qualche commento con la raccomandazione, siccome si apre una fase che durerà almeno 90 giorni in cui si potranno approfondire tutti gli aspetti, evitiamo come dire, di soffermarci sul dato puntuale e sulle anche inevitabili punti interrogativi che comporta, non so, sentirsi dire che via Rossetti che finora si faceva in su, adesso si farà in giù. Sicuramente i primi a essere contenti saranno i residenti, che sia dal punto di vista della rumorosità, sia dal punto di vista dell'inquinamento, dall'accelerazione necessaria per fare la salita, non traevano ragioni di grande soddisfazione. Abbiamo più o meno tempo fino alle 6 e tre quarti, quindi se vogliamo fare un giro di domande. Solo una domanda per cortesia, o mi è sfuggito o è sfuggito del tutto. Come si va a Rozzoia? Ah, non se va, è sempre. Ah, vendo una casa per Flessibilità da via Marchesetti o da via. No, intendo, cioè se uno arriva dalla stazione per andare a Rozzoia, Va bene, allora non ho le vie sono anche diverse, San quindi Luigi. parliamo della via Sì, Rossetti Alta, San per agganciarsi alla via Rossetti Alta, diciamo. Esatto. D'accordo. Allora, l'alternativa può essere più o meno tortuosa. Dalla stazione, intanto, per andare a Rozzoli, l'auspicio è che non arrivi troppo traffico, se non quelli che sono andati a trovare qualcuno a lavorare nella zona di Roiano o Viale Miramare, perché noi un altro tentativo è quello di disincentivare l'utilizzo della via commerciale perché la gente si cala in stazione per andare a Rozzoli. Chi a Rozzoli adesso ha una comoda, grande viabilità che porta a Rozzoli facendo il giro, il percorso sarà più lungo ma sicuramente più economico in termini di inquinamento e soprattutto non va a inquinare l'area centrale della città. Quindi a Rozzoli sono destinati quelli che già in qualche modo potevano trovarsi in Piazza Libertà. Allora i collegamenti sono i seguenti, Piazza Libertà, Rive, via Milano, da via Milano giriamo in via Palestrina e facciamo la Timeus. Dalla Timeus possiamo salire per la Stuparice, se vogliamo andare verso la zona più verso diciamo via Marchesetti, ma se vogliamo raggiungere la Rossetti più su, si fa la via D'Azeglio, che oggi viene aperta al traffico anche in salita, D'Azeglio, Pascoli, Rossetti. Ha ragione, corretto. No, c'è una diversione delle vie Rossetti a partire dalla via Pietà, che se andate anche sul posto a vedere l'accesso più largo alla via Rossetti, la via Pietà è molto ampia nell'imbocco di via Rossetti, da lì c'è una diversione. E su quel pezzettino di via Pietà si incontrano quelle che sono risalite da via Pietà, l'altra alternativa per esempio, da via Pietà piuttosto che usare la D'Azeglio, per esempio a servizio dell'impianto di parcheggio che è in via Pietà, gli interessati conoscono, no, direttamente via Pietà fino a sui Rossetti si può girare a destra, oppure ancora utilizzando la D'Azeglio si raggiunge la Pascoli e nuovamente si sale fino a Rossetti. La discesa in via Canova Piccardi rimane lungo la via Piccardi, poi a un certo punto sulla via Foscolo si scende per chi deve andare in zona Carducci, rimane sulla via Piccardi, quindi una percentuale minore che è quella destinata alla parte di via Giulia, diciamo, e quando arriva in Pietà sale per Pietà Rossetti e usa la Rossetti in discesa. In questo modo preserviamo tutta la zona dietro l'ospedale, quindi c'è la via Canova Bassa che oggi è molto molto molto. Sarà servito dal trasporto pubblico in direzione via Battisti, cioè la via Gatteri sarà riservata al trasporto pubblico in direzione Battisti e sarà condivisa col trasporto privato in direzione opposta, quindi verso dalla via Battisti sarà possibile raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale utilizzando la Gatteri in salita. Faccio un'obiezione. A me sembra che il piano non preveda margini di sicurezza. Nel senso che la direzione nord-sud adesso è spostata praticamente sulle rive oppure il giro di tutta la città. La cupola del carciofi non volerà via ogni giorno, ma se per un motivo qualunque si dovesse interrompere la circolazione sulle rive, nel doppio senso, e bisogna, non so, in caso di incidente, ma per qualsiasi motivo, un banale incidente, un incendio, qualsiasi cosa, la città sarà
bloccata in tutte le direzioni, perché mi sembra di aver capito che è stata studiata sempre nell'ipotesi che come un motore tutto funzioni regolarmente. Nel momento in cui succede un inghippo da qualunque parte non ci sono riserve di sicurezza. La soluzione è corretta, noi abbiamo cercato anche di verificare anche nella stessa strada come abbiamo elencato adesso, come si fa Rozzolle, abbiamo adesso elencato tre alternative per esempio. È chiaro che può succedere un incidente, un qualsiasi caso, ma oggi... Non sono anche... rari, eh? No, è giusto, ma anche oggi la via... si è visto cosa è successo con i cacciotti. Oggi non ci sono alternative, eh? C'è la via Milano e domani la via Milano resta, ci sarà anche la via Bagnarigo in più. Sono certe vie, sia urbane e extraurbane, che per la loro strategicità, qualora siano interrotte, comportano inevitabilmente un disagio. Ecco, l'altro giorno qualcuno si è anche inventato l'anello che partiva dalla capitaneria di Porto. No, io sono andato a cercarmelo, però mi pare che dalla capitaneria di Porto parlano solo le rive, non c'è nessun anello, ecco, a meno che uno passasse sotto il mare, ma non ne abbiamo visto. Ecco. Lei dice una cosa vera, ma oggettivamente è sostanzialmente irrisolvibile. Ma è molto grave questo, perché diciamo, il disagio è un disagio e si sopporta, ma ci sono momenti in cui ci succedono delle cose che nulla hanno a che spartire col disagio, ma c'entra la sicurezza di tutti i cittadini, e questo bisognerebbe provvedere. Io non so come in questo momento, perché non ci ho pensato, però delle sistemazioni alternative immediatamente operative in maniera di poter garantire in quel caso là che non si era mai presentato in quei termini, e quindi si impara per la prossima volta. Le sistemazioni alternative sono le seguenti: le macchine che vengono da fuori Trieste devono essere deviate sulla grande viabilità e fatte uscire dall'altra parte della città, punto. No, non ci sono altre strade. Purtroppo l'altro giorno non, forse perché non è mai successo, non ci siamo arrivati, ci arriveremo sicuramente la prossima volta. Da Opicina si devia il traffico del quadriglio verso la superstrada, bisogna chiudere la costiera e mandare la gente in autostrada e farla uscire alle varie. Quella è l'unica soluzione. Qualcuno si è lamentato perché non funzionavano i pannelli luminosi. Il pannello luminoso è a 50 metri dalla stazione. Quando uno è in fila là, no, l'unica cosa che potrebbe scrivere il pannello luminoso se tenga tempo di aspettare, perché non può fare assolutamente niente, non può fare assolutamente niente altro. No? E la realtà è che in quelle situazioni come quella dell'altro giorno, se si dovessero ripetere, bisogna intervenire sul traffico che viene dal Carso e da fuori Trieste, almeno per indirizzarlo in un'altra direzione. Non ci sono alternative. Io volevo fare una domanda su quelli che da Gattinara vanno al bagno d'estate ma non la faccio, no? Non devono fare tutto il giro del Carso, ci sono anche quelli. Però volevo dire, su queste interruzioni, no? Del traffico, girando per altri paesi c'è un'educazione che porta a installare fissi dei segnali gialli con scritto deviazione, che vengono utilizzati in caso di interruzione delle vie principali. Automaticamente vengono installate. Dico scusa, ma siamo qui per oggi per discutere di quello che è successo l'altro giorno. Infatti, discutere del nuovo piano del traffico. Okay. Siccome io abito a Gattinara e non faccio il giro della superstrada per andare a Barcola, no? Ecco. Quindi non è che faccio il giro del mondo ogni giorno per andare su e giù da Gattinara a Barcola. Mi rilacciavo il fatto che devo fare... No, non credo che lei per andare a Barcola da Cattinara debba fare la superstrada. Non è cambia quello, assolutamente è nulla. È quello che mi consigliava l'ingegnere di fare il giro di là. No, ho capito male, credo. Sì, ho capito male. Adesso glielo ripete, anche se sì. Per Barcola c'è tempo. Forse non mi sono spiegato bene. Ecco, già meglio. Nulla cambia nel suo percorso Cattinara-Barcola di oggi, lo rifà identico anche domani. Quello che dicevamo è, il piano è finalizzato a disincentivare chi invece dalla costiera, quindi da più in là, da fuori Trieste, come diceva prima il sindaco, è destinato a... Ma sono io che sono a Barcola, perché mi deve disincentivare? Vabbè, ma lei da Barcola ci va ogni giorno, ci va d'estate lì? Stavamo dicendo un'altra cosa, forse non ha capito. Io dicevo che se si chiudono le rive come è successo l'altro giorno, perché disgraziatamente la cupola dei cacciotti perde un altro pezzo, no? Allora, a parte il fatto che dubito che questo succeda quando lei è a Barcola, ecco, ma dicevamo un'altra cosa.
Dicevamo che bisogna intercettare il traffico che arriva dall'autostrada e che arriva dal Carso per evitare che tutti stiano in fila due ore e mandarlo sulla grande viabilità. Dicevamo di una situazione di emergenza che nulla ha a che fare con la quotidianità. Ho visto che ci sono diversi vantaggi per quanto riguarda il trasporto pubblico rispetto agli autobus, la viabilità e quindi le corsie aggiuntive che danno sicuramente un migliore servizio, ma anche un vantaggio a Trieste Trasporti in termini di tempi, in termini forse anche di consumo. È previsto, è possibile che in qualche modo Trieste Trasporti restituisca qualcosa, ovvero migliori, faccia delle migliorie, faccia degli incrementi agli orari in cambio anche di questo vantaggio che sicuramente riceverà. La finalità del piano del traffico non è avvantaggiare Trieste Trasporti, ma se le corsie bus sono più rapide, avvantaggiamo la cittadinanza che utilizza il mezzo pubblico. La Trieste Trasporti, a mio avviso, si parlava per esempio l'altro giorno con le circoscrizioni competenti, lungo la via Giulia fa un servizio in cui nelle ore di punta abbiamo 20 autobus all'ora in direzione centro città. Siamo a livello di servizio di quasi una metropolitana. Il problema è che non camminano nelle ore di punta del mattino. Ma cioè, onestamente, con tutto il fastidio che posso avere qualche volta nei confronti di Trieste Trasporti, non riesco a chiedergli qualcosa in cambio su questo. Chiederemo altro, chiederemo magari se in alcune corsie potranno circolare i ciclisti, come ha richiesto l'amministrazione comunale, come in altre città come Parigi succede. Noi cercheremo anche questa trattativa, ma sul fatto che cammini più veloce siamo contenti come cittadini più che come Trieste Trasporti. No? I chilometri che loro devono fare li fanno comunque, ecco, non è che guadagnano in termini di chilometri. Se guadagnano in termini di carburante, meglio anche lì, perché è inquinante in meno nell'atmosfera, cioè non è... Vabbè. C'è Trieste Trasporti con la mano. Volevo sapere il costo di tutta questa operazione e l'ammortizzazione dei costi. Il costo in questo momento non è direttamente stimabile, è un po' come quando si fa un piano regolatore della città, non si può dire il costo del piano regolatore, perché dipenderà poi dalle possibilità delle amministrazioni comunali di intervenire più o meno rapidamente, sia anche dei piani di dettaglio che sono quelli che consentono poi di sviluppare sul territorio quello che il piano generale prevede. Il piano generale ha quindi delle possibilità e delle nuove indicazioni che vengono recepite nei piani particolareggiati che avranno un costo. Certo, in redazione del piano generale siamo stati particolarmente attenti a non creare nuove vie, esigenze di nuovi impianti semaforici piuttosto che di ribaltare completamente certe zone, perché altrimenti avremmo costruito delle nuove infrastrutture. Stiamo parlando solo di segnaletica verticale e orizzontale, finché non si scende a livello di dettaglio dove si va a scegliere la pietra per una pedonalizzazione, no? Ma questo dipenderà senz'altro poi dalle casse d'amministrazione e dai lavori pubblici più che dalla pianificazione. Vai. Buonasera. Vi tedio ora perché io, non abitando più a Trieste, non avrò modo di farlo in un altro momento. Se non ci avete già pensato, se avete una risposta da darmi ora. Zona via Pascoli, fine via Picardi e via Canova. È già ora un disastro per quanto riguarda il parcheggio. Vorrei sapere se avete pensato a qualcosa per migliorare la situazione, visto che io ci abitavo e ho passato serate, anche un'ora e mezza, a cercare posto. Ora ci abita mia madre ed è un problema trovare un posto con una smart. Vorrei sapere se ci avete pensato, nel caso mi permetto di darvi uno spunto di riflessione. Ma sa, pensarci, per quel che riguarda gli spazi di sosta su strada, no? Quindi su strada, questi sono oggi di gran lunga inferiori al numero di macchine che gravano su quelle strade. Quindi non ci sono soluzioni praticabili, perché non è che uno li possa mettere da altre parti i parcheggi. I parcheggi su strada sono quelli che sono. Si diceva delle zone a traffico limitato che vorremmo abolire per le ragioni che diceva Bernetti, le faccio un esempio. Teoricamente il residente ha il parcheggio in quelle zone, in realtà il rapporto tra posti disponibili e macchine di residenti che incidono in quelle zone è di 1 a 7. Quindi per un residente che occupa il posto ce ne sono 6 che non ce l'hanno, no? Quindi è un discorso puramente teorico. Lì evidentemente bisogna entrare nell'ordine di idee che o si lascia la macchina più lontano, no? Per chi usa poco la macchina o chi non la usa mai, chi la usa una volta alla settimana deve entrare nell'ordine di idee che la lascia lontano, non la lascia sotto casa. Perdoni, tipo dove? Visto che via Pietà
è tutta a pagamento, tutta la zona intorno all'ospedale è a pagamento. Però se come le spiegava l'ingegnere Bernetti, abbia pazienza, noi introduciamo parcheggi a pagamento con agevolazioni di 5 ore per i residenti, se su 12 ore della giornata lei per ragioni di lavoro se ne va via 6, 7, 8, lei di fatto non pagherà il parcheggio. In compenso, diventando un parcheggio a pagamento, avrà inevitabilmente una rotazione e le sarà più facile trovarlo. Sì, il discorso di pagare l'equivalente di un parcheggio fisso. Mia madre lavora in ospedale, sì. Quindi va a piedi al lavoro. Però lei capisce, allora voglio dire. Non è un problema, in questi termini è un problema che non è risolvibile in nessuna città moderna, perché non ci sono parcheggi gratis per tutti i residenti, per di più vicino a casa. Questo è assolutamente impossibile. E nessuno può rimediare a questa situazione. Buonasera, chiedo scusa, prima accennava delle sperimentazioni da fare già in primavera, se può sapere quali saranno? No, li stiamo studiando. Okay. E altra domanda, immagino che la tempistica di questi interventi sarà dilazionata negli anni, nel caso quali sarebbero le priorità? Cioè se avete già pensato quali possono essere le priorità? No, allora, per quel che riguarda il piano, allora mettiamola così, abbiamo detto che questa è una bozza. La bozza evidentemente è sottoposta conseguentemente ad approfondimenti, a suggerimenti, a discussioni e a miglioramenti. Poi la bozza diventa un prodotto definitivo e quando diventa un prodotto definitivo viene approvato, avrà dei tempi di informazione ai cittadini, perché evidentemente ci sono alcune complessità che è giusto che i cittadini possano metabolizzare, e dopo il piano del traffico nuovo entra in vigore nella sua interezza. No? Quelle che potranno essere evidentemente realizzati nel tempo, perché dipendono anche da risorse, da progettazioni e da lavori pubblici, saranno i lavori di arredo urbano, no? Che potranno essere conseguenti e correlati ad alcune scelte, ad esempio di pedonalizzazione. Però, Per come l'ha presentata Bernetti, è evidente che questa cosa ha una pesatura, una calibratura dell'equilibrio dei flussi di traffico, per cui non è possibile dire nel 2013 ne facciamo entrare in vigore una parte e nel 2014 ne facciamo entrare in vigore un'altra parte, perché se così facessimo probabilmente rimarremo 2 anni paralizzati, come è stata l'altro giorno per effetto della chiusura delle rive. C'è un giorno in cui il traffico della città deve cambiare, poi con tutte le misure preparatorie, tutti gli accorgimenti, tutti i supporti segnaletici di personale che dovrà quei giorni presidiare le strade, ma ci sarà un giorno in cui si passa dal vecchio al nuovo sistema. Diverso è poi lo sviluppo dei piani particolareggiati che già si sta conosce all'interno dei diversi rioni che riguarda la viabilità secondaria, ma il piano principale dovrà essere... Di per sé le pedonalizzazioni non è che costino, cioè quando abbiamo pedonalizzato via Nord o via Toro, 2 cartelli è finita, cioè costa la pavimentazione di pietra, costa bellirli, costa... Cioè. Vorrei sapere per cortesia, il tratto di strada che va da via Santa Caterina, che attualmente va da via Mazzini a Corso Italia, che attualmente è usata come parcheggio per ciclomotori, che fine farà? Questa una. E la seconda cosa, Piazza Benco subirà delle variazioni rispetto ad oggi? Quella riserva di sosta per ciclomotori è destinata a finire, quindi a via la Santa Caterina, che rimane chiusa all'interno di Corso Italia, è destinata ad essere riqualificata o a serbatoio per la sosta di carico-scarico merci, per esempio, piuttosto che portatore di handicap, insomma, quindi una via di servizio, ma non di ciclomotori. Ciclomotori invece potranno essere eventualmente recuperati sulla piazza Benco, che a questo punto diventa quasi chiusa da un lato, perché rimarrà aperto invece il collegamento largo Riborgo, via degli Artisti, ovviamente invertita, piazza Benco, via del Monte, a servizio dei residenti. No? Anche perché ci si arriva solo da via, ci si arriva solo da... Artisti, sì, ci si arriva dalla questura sostanzialmente. Via Santa Caterina non diventa
Sì, diventa o pedonale, questo è proprio veramente di progettazione di dettaglio, quella, a quel punto viene tagliata fuori la viabilità principale, non c'è cede più il privato. Si può verificare, questo anche in funzione dell'esigenza del carico-scarico di quelle zone, se lasciare un pezzo a disposizione del carico-scarico merci o completamente pedonale. Adesso io non mi ricordo, forse nella bozza di piano è già disegnata pedonale. Oh. Disegnata, non mi ricordo più, era un pezzo che comunque viene tagliato fuori, quindi se la vocazione sua è andare o pedonale o sì, esatto, era già previsto. Tutto quello che ci è stato presentato diciamo non è facilmente digeribile così immediatamente, per cui è anche abbastanza comprensibile che possono esserci delle perplessità, dei dubbi, delle critiche, che io adesso non voglio farne l'elenco di alcune cose che non mi sono chiare. In tutti i casi penso che comunque attraverso il processo di partecipazione e con il contributo dei cittadini e delle varie passaggi che avrà questo progetto possa essere anche sicuramente migliorabile. Quello che è importante secondo me è capire, dare atto che ha incominciato con qualche cosa che non è mai successo nella nostra città. Un processo di partecipazione, o almeno il tentativo in essere, con da questa sera, per cui tutti abbiamo da apportare un nostro apporto, di vari livelli di competenza, credendo che comunque riuscire a costruire, e qui finisco, una mentalità che ci porti a capire il valore che ha una mobilità sostenibile nell'epoca in cui viviamo era è essenziale. Per questo, complimenti agli uffici che hanno lavorato e avranno anche tanto da lavorare con il contributo che verrà dai cittadini. Grazie comunque. La ragion, ma là è solo là può essere un problema di intensificare i controlli, no? Sì, però ha ragione, infatti siccome abbiamo ormai pochi vigili in strada, perché da molti anni non si assumono vigili urbani, e per essere molto pratici e chiari, buona parte di quelli che ci sono stati per ragioni di età o di condizione fisica dichiarati inidonei al servizio su strada, e questa è la ragione per cui se ne vedono molto pochi, no? Nella, chiamiamola così, in deroga al blocco delle assunzioni negli uffici pubblici nel 2012 andiamo ad assumere nuovi vigili. Però quello che dice lei è un problema di controlli, giustamente, come ce ne sono altri. Lei segnala una criticità vera e ce ne sono altre da questo punto di vista, che tra l'altro riguardano non il piano del traffico ma il comportamento civico degli automobilisti, no? Ecco. Su cui ha ragione. Faremo in modo che ci siano più controlli, ma questo non cambia il piano del traffico. Ancora due o tre domande, sì, riusciamo. Grazie. Sentendo così le opinioni dei miei concittadini, mi vengono sempre le più maggiori perplessità su questo piano. La prima cosa che voglio proprio dire, mi sembra veramente inopportuno la chiusura di Corso Italia, che è la chiusura del ring a sud, e come diceva il signore precedentemente è una delle vie anche più sicure per chiudere una certa fuga. La seconda cosa è, io mi domando se l'ingegnere Bernetti lo sa o se ha visto, io mi avvalgo di una certa età che purtroppo ho, ma se sa che cosa vuol dire la via Rossetti nel senso inverso, cioè nel senso di discesa. Se sa, se ha trovato nelle carte, perché io me lo ricordo, della via Rossetti in giù, che cosa significa la via Rossetti in giù? Lei sa che cosa significa? Significa che alla base, dove c'è il semaforo col viale, c'è tutta una serie di tamponamenti e le prime gocce di pioggia. Per cui l'amministrazione precedente di quella volta ha deciso, facciamola in su. Forse adesso la tecnologia degli anti-slide ci sta aiutando un po' di più. La terza cosa è che risulta molto bello tutta questa
gente che si muove col coso pubblico, che compra evidentemente poca roba, la roba che gli sta in mano, perché per andare poi a casa col mezzo pubblico deve comprare poco. Non compra quello che compro io quando compro il sabato mattina e riempio la station wagon, perché ho poco tempo per fare shopping, dico la verità, e quel poco tempo lo sfrutto. E dove parcheggia? Parcheggio a pagamento. Parcheggio a pagamento. E comunque, guardi, sarà una vita che io non spendo un soldo nel Borgo Teresiano, proprio per una questione mia di praticità, mi dispiace. L'unica eccezione è il mio amico Riguti, che riesco ad arrivarci con lo scooter, allora con il vestito e con lo scooter riesco. Però volevo invece dire un'altra cosa, che la tipologia delle persone alle quali voi dovete riferirvi deve essere molto attenta. Non sono le persone che vanno a passeggio a fare shopping e a comprare con calma, ma voi dovete pensare a quelli che fanno in fretta, alle donne separate che scattano dagli uffici per andare a prendere i bambini con lo scooter, a chi veramente ha una necessità di mobilità talmente rapida che un autobus non gliela dà in nessun modo o maniera, porta il bambino al medico, accompagna, altre cose, arrivare alla stazione centrale, come qualche volta mi fa da ridere vedere certi bus che fanno il capolinea in Piazza Oberna, e come ci arriva uno da Piazza Oberna, che arriva con il bus a Piazza Oberna e poi deve andare alla stazione centrale, cosa fa? Se ha un anziano, un bambino con il passeggino, se ha delle necessità obiettive. E poi deve arrivare nella stazione e deve avere il tempo di scaricare sta cosa, non avere il vigile che gli fia il fiato sul collo e non può neanche... La domanda qual è? Ecco, questa no, e questo è quello che voi dovete pensare. Grazie. Che ci debba essere, perché io non ho visto in questo piano. Allora, per essere chiari, prima considerazione, la via Rossetti non ha pendenza maggiore, anzi inferiore di via Commerciale, no? Che è una via evidentemente che ha un traffico molto intenso, molto pesante, tra l'altro nei due sensi, quindi con qualche complessità in più, no? E non è che si creino, chiamiamole così, tamponamenti a catena particolarmente sistematici. Poi ci sono le soluzioni che riguardano anche fondo stradale e così via dicendo, per ovviare alle criticità che lei ha detto che sono giuste. Non è che non si può più andare in città con questo piano del traffico, con la macchina e fare la spesa e riempire la macchina facendo la spesa. Perché? Le cito alcuni esempi. Bernetti ha parlato di parcheggi nel centro che sono sufficientemente vicini, perché Foro il Piano, perché Via Pietà, perché vabbè, Via Locchi un po' più lontano, sono parcheggi sufficientemente vicini. C'è il Molo Quarto si attraversa la strada, si fanno 2 minuti di canale e si è arrivati in via San Spiridione. Ci sarà il parcheggio sotto il Colle di San Giusto, che in parte è adibito a rotazione. Quindi non è preclusa la possibilità di parcheggiare, diciamo, a 300-400 metri, perché di questo stiamo parlando, dalla zona dei negozi e andare ad acquistare nei negozi. La chiusura di Corso Italia, no? La chiusura di Corso Italia è evidentemente una scelta, questa sì, forte del piano, ha una sua coerenza, ma non pregiudica la possibilità di avvicinarsi al centro in macchina. D'altro canto è anche vero, se miglioriamo le possibilità dei diversi tipi di mobilità, alla fine miglioriamo la possibilità per tutti i cittadini di andare al centro e di vivere al centro. Ma fermo restando evidentemente che le opinioni, evidentemente anche le più diverse, sono quanto mai legittime. Ritornando all'esposizione del piano, il collegamento tra la piazza dell'Ospedale Vecchio e via Carducci, viene prevista quella pedonalizzazione solamente di via Foschiati e poi di che altre vie? L'attuale proposta del piano individua la pedonalizzazione o comunque la zona traffico limitato ad elevata prevalenza pedonale, come succede nel Nordio, tra tutte le vie, quindi parliamo della via Sorgente, della via Foschiati, della via, soprattutto questa
accessibilità ai mezzi delle merci è soprattutto importante per l'anello che dalla Foschiate porta a San Maurizio, cioè tutte quelle vie là. Comunque troverete gli elaborati in rete appunto da domani o dopodomani, dove sono evidenziate tutte. Questa è una prima bozza di lavoro. È chiaro che ogni pedalizzazione porta via dei parcheggi, no? Quindi sono delle esigenze contrastanti, però tutta la zona bassa, diciamo, dall'ospedale alla barriera e quindi anche più verso la via Battisti, quindi anche in teoria anche la parte bassa della via Crispi, che collega via Muratti all'attraversamento pedonale e quindi poi alla via Gallini, la via Gallina può essere pensata in termini di pedonalizzazione, così è stata proposta. Volevo chiedere una cosa, se avete pensato, correlato al piano del traffico, di fare anche un sistema di segnalazioni, e secondo me è molto importante, proprio collegato al traffico, perché Trieste è una città turistica, i turisti non sanno dove andare oggi, e quindi sarebbe importantissimo avere delle segnalazioni chiare, visibili, cosa che oggi manca totalmente. Grazie. Sì, si sta lavorando anche su quello. C'era la signora che chiedeva da parecchio tempo... Il Comune di Trieste, attraverso l'assessorato dell'assessore Romero, ha proprio richiesto un finanziamento specifico destinato all'individuazione delle aree di interesse turistico o comunque culturale della città, ma proprio nell'ottica di cui stiamo parlando adesso. Non ha senso portare le macchine con i cartelli di indicazione di Teatro Romano, perché quando arrivano davanti al Teatro Romano non fanno nulla. È importante indirizzarli ai parcheggi e poi che queste indicazioni turistiche siano riservate squisitamente ai pedoni per portare il pedone nei luoghi di interesse. Volevo chiedere, praticamente con questo nuovo piano così, gli autobus scendono da Corso Italia, girano dentro a via Roma e rigirano giù per via Mazzilli. Allora, sarà contenta Trieste Trasporti? Perché immagino che comunque è impossibile che una 10 o una 9 riesca a girare dentro a via Roma. E un'altra cosa, per quanto il sindaco lo sa, però la curva, no? Abbiamo già delle difficoltà, due curve, doppia curva, sicuramente rallenteranno e non correranno più, che era il problema pazzesco che noi avevamo. Però volevo dirvi solo, soffermare solo su questo, che comunque in questa maniera qua penalizzate l'ultimo tratto della via Mazzilli, anche commercialmente parlando, in una maniera mostruosa, perché è l'unico tratto di tutta quella zona dove i marciapiedi non potranno essere allargati, perché sennò gli autobus non riescono a girare, e che comunque verrà tagliata fuori da qualsiasi miglioramento o qualsiasi altro tipo di azione, che non è cosa da poco, perché è una zona che comunque soffre già tanto la parte bassa, sia come case, come abitazioni, che come commercialmente parlando. Dimezza sicuramente, però non dal punto di vista, sì, dimezza il numero di bus, e quindi le sicuramente andranno più piano, perché hanno solo due isolati da poter fare l'accelerazione, e comunque una fermata se resterà lì, sicuramente da questo punto di vista ottimale. Però quello che io mi domandavo è che avendo il problema dei bus che devono svoltare, no? E la via Mazzini è comunque stretta, quindi in quel tratto nemmeno i marciapiedi verranno allargati. Stiamo studiando al di là dell'area di manovra fisica del bus, che in realtà risalendo da via Roma verso girando a sinistra in Corso Italia, quindi gira da destra a destra, quindi fa la curva più ampia, oggi il bus lo fa già per esempio in Mazzini in Briani con anche il trasporto privato, quindi sono curve che gli autobus 18 metri già fanno. Sono gli stessi di Mazzini con i Briani, però identici, solo che oggi sui Briani c'è anche il traffico privato. Domani avremo solo trasporto pubblico, con la possibilità quindi di valutare bene le traiettorie e cercare un eventuale allargamento dei marciapiedi da parte più in basso. Abbiamo la strada per far scendere i bus in quel tratto. Però è dimezzato il traffico, cioè vuol dire quella via quel pezzo di Mazzini beneficia comunque di un dimezzamento del traffico bus, oltre che del problema della velocità, che sono gli stessi che si lamentavano, come giustamente ha citato lei, del fatto che corrono. Sicuramente studieremo quadrilli di trasporti. Sì, e tenderemo comunque anche ad allargare i
marciapiedi, magari evidentemente con una formula, no, che consenta nel caso, no, perché l'unica cosa che bisogna prevedere è che i mezzi di emergenza possano affiancarsi e superare il bus, no? Conseguentemente che consenta questa possibilità, perché per il resto basta una sola corsia. Buonasera, volevo soltanto chiedere questo piano del traffico riguardo alla zona Viale 20 Settembre credo che favorisca la pedonalizzazione da Via Rossetti e Via Eleonora della Croce, perché in questa maniera non ci sono quelle strade, Via Giovenzoni, eccetera, che fanno da scorciatoie. E spero che questo argomento, che è stato chiesto da anni e anni, venga finalmente messo in programma, perché è un'esigenza forte anche per la questione del teatro stabile. Vorrei una risposta. Sì, la previsione è quella. Poi ovviamente i tempi della riqualificazione della parte alta del viale saranno legati alle disponibilità di risorse pubbliche. Quindi non è stato mai fatto fino adesso, perché sotto il profilo del traffico, con questo assetto, chiudere quella bretella del viale diventa improponibile per l'assorbimento dei flussi sull'incrocio Rossetti Giulia, che sa. Il assetto da via Rossetti ha dei vantaggi e degli svantaggi. Uno dei vantaggi sarà che meno, infatti è prevista la pedonalizzazione della via Giotto, e anche l'aumentare il collegamento pedonale lungo la via Piccolomini. No? E lungo il viale non vi è più l'esigenza di avere il bypass, che oggi invece c'è. Ovviamente allora diciamo che al massimo da dopodomani il piano è su internet e sul giornale, troverete anche il calendario degli incontri di approfondimento e così via dicendo, e quindi la fase della discussione con oggi ufficialmente aperta. Grazie.